sconterà la pena di 3 anni e 11 mesi non in carcere ma in regime di arresti domiciliari in Italia. Il camionista tedesco Wolfgang Ricke, l'autotrasportatore che ha investito ed ucciso l'ex campione del ciclismo Davide Rebellin a Montebello Vicentino 15 mesi fa, era il 30 novembre del 2022. L'atleta, che si era ritirato da appena 4 mesi dalle competizioni, aveva 51 anni e si stava comunque allenando in bicicletta. Lo ha deciso ieri il giudice del tribunale dopo aver ratificato l'accordo di patteggiamento tra le parti in causa, da una parte i legali difensori del 64enne e dall'altra la famiglia Rebellin. Lunedì scorso a Borgo Verga a Vicenza la richiesta della difesa era stata formalizzata ed è stata quindi accolta dal giudice Filippo Lagrasta. Nei prossimi giorni, quindi, una volta ultimate le pratiche burocratiche, Ricche lascerà, a quanto è dato a sapersi, definitivamente il carcere circondariale del Papa San Pio X a Vicenza. Sarà trasferito in un'abitazione di Monastieri in provincia di Treviso, in un alloggio messo a disposizione da amici di famiglia. Dovrà indossare sempre un braccialetto elettronico, sarà oggetto di controlli periodici di polizia giudiziaria ed avrà a disposizione una sola finestra settimanale di uscita per 2 ore di libera uscita. La ratifica definitiva avverrà durante la seduta processuale in programma a metà del mese di marzo. In cella in Italia l'investitore che poi si diede la fuga sottraendosi alle sue responsabilità e omettendo i soccorsi a Rebellin ha trascorso quasi 7 mesi fino ad oggi, dalla fine d'agosto scorso quando venne preso in consegna dai carabinieri al confine del Brennero. A distanza di mesi dopo la cattura il tedesco ha ammesso le sue responsabilità in merito all'incidente, affermando di essere fuggito per paura e chiedendo il perdono dei congiunti del campione. Sul piano del risarcimento ha versato 824.000 euro.